mi sento un ospite d'onore, in quanto qui mi sento un po' a casa e in ogni occasione, in ogni mio progetto, in ogni mia inventiva ho trovato in Potenza una città aperta comunque alle mie iniziative, che ho appoggiato sempre le mie iniziative. Abbiamo intrapreso questo rapporto di collaborazione da diversi anni e dunque tornare qui ogni anno, ecco, con i dovuti paragoni, come quando un giorno ci si chiede l'anno successivo, anche quest'anno ci sono, ce l'abbiamo fatta. Io chiaramente non mi pongo ancora queste domande, però insomma è giusto porsi la domanda, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. E dunque non è mio, l'onore è tutto mio di essere qui e soprattutto essere accompagnato dagli ospiti che abbiamo qui questa sera, che ringrazio per aver accettato l'invito di Franca e di onorarmi della vostra presenza. E vi ringrazio veramente. Tornando in merito alla questione, in merito al libro, cioè che mi ha spinto, a me piace definirmi un coltivatore del libro. E dunque a me piace molto coltivare dubbi e pormi delle domande, cercare delle risposte. In questo forse ritrovo quel mio essere ragazzino che non è mai andato via, non è mai cresciuto, quella parte di me che è rimasta sempre bambina, quindi curiosa, sempre pronta a chiedere. E ho voluto donare questo dubbio a un ragazzino, lo sa, il libro mi dispiacerà, piacerebbe anche leggervi delle parti che in un certo senso possa funzionare come un incipit per seguire il nostro ragionamento. Ed è un libro che appunto un dubbio che io affido a un ragazzino di nome Rosario, un ragazzo comune a tanti altri, infatti il libro comincia proprio con una sua presentazione. Mi chiamo Rosario e sono un ragazzo comune a tanti altri di una città siciliana di nome Canicattì. Quindi non abbiamo la figura di un eroe, non abbiamo la figura di un personaggio, ultimamente c'è questa tendenza a far passare come eroe un personaggio positivo, un personaggio che nella realtà dei fatti è totalmente negativo, c'è un po' questa strana moda dell'amare il cattivo, amare il personaggio negativo. Io continuo a preferire gli esempi positivi e dunque ho cercato di rendere protagonista un ragazzino di 13 anni che frequenta la scuola media e che si ritrova davanti a un dubbio inerente a una dedica sulla Stele dedicata appunto al giudice di Latino. La Stele è ubicata sul ponte di Gasena dove appunto è avvenuto l'omicidio di Latino. Sulla Stele è riportata la dicitura a Rosario di Latino, magistrato martire della giustizia, ed ecco il dubbio che è stato il mio dubbio inizialmente quando ho cominciato a scrivere questo libro, un po' perché onorato dal riconoscimento ricevuto l'anno scorso, un po' perché ho avuto anche l'opportunità di approfondire tramite conoscenze la figura di Rosario di Latino, mi ha spinto proprio il personaggio di Latino a voler creare questo lavoro, questo libro, che non si pone come una cronistoria dei suoi fatti e atti, ma bensì ho cercato di ricreare un romanzo di pura fantasia che ripercorre i suoi gesti, ripercorre quelli che sono i suoi pensieri, la sua visione della giustizia. La giustizia è uno degli elementi fondamentali all'interno del libro, ma non solo, sono diversi temi affrontati che affronteremo durante la serata. E dunque nel momento in cui ho letto questa frase, e non è la prima volta che mi capita di leggerla, mi ritrovo sempre dinanzi al solito dubbio, ovvero si può mai essere martiri di un qualcosa che in un certo senso dovrebbe far parte dell'ordinario? Si può sempre comunque, ecco, prima chiacchierando con Maria Elena non sapevo di un'iniziativa che in un certo senso che sosterrebbe la sua comunità, non chiamiamo gli eroi, e che in un certo senso è un po' il fulcro di quello che è stato il mio ragionamento. Non si può parlare di eroismo nel momento in cui parliamo di un qualcosa che appartiene a tutti, non si può parlare sempre necessariamente di vittime per mano mafiosa, per mano della criminalità. A me piacerebbe un giorno invece svegliarmi e vedere una persona, sembra quasi che una persona che si batta per la giustizia, che si batta per la verità, paradossalmente sembra sempre che questa persona si ritrova invece dalla parte sbagliata, si ritrova isolata, si ritrova
non vedere più anche nelle stesse persone che fino a 2 giorni prima le stavano vicine, non vedere più la stessa partecipazione, la stessa, lo stesso sentimento, perché a volte vengono meno anche amicizie, sentimenti, solo perché c'è paura. C'è paura che quella persona che chiede giustizia stia chiedendo qualcosa che non le spetta, stia chiedendo qualcosa che vada oltre. E allora ho cominciato a immaginarla come se ci fosse una sorta di battaglia tra buoni o cattivi, giusti o sbagliati. Statisticamente in Italia siamo all'incirca 60 milioni di persone, statisticamente la criminalità ricopre una percentuale piccolissima in questo paese. Ciò nonostante, questa percentuale piccolissima riesce a sovrastare un'intera popolazione. E dunque allora mi chiedo, nonostante siamo molti di più, quindi basterebbe che un giorno ci mettessimo tutti d'accordo per estirpare la criminalità, senza paura, con coraggio e con determinazione. Allora, qual è l'arma in più del criminale? Qual è l'arma in più del mafioso? Non ha nessuna arma in più. Arriva a un certo punto dove sei consapevole, e anche tramite la vita di Rivatino ripercorriamo questo, ma sono tante le storie analoghe a queste. Mi rendo consapevole del fatto che l'arma in più la forniamo noi ai criminali, la forniamo noi nel momento in cui siamo indifferenti, nel momento in cui la cosa non ci riguarda personalmente e dunque non riguardando me giro la testa, preferisco non scontrarmi con quella persona perché so a chi appartiene, so i problemi che potrebbe causare a me o peggio alle persone che mi stanno vicino. E dunque nel momento in cui non si riuscirà mai a superare questa paura, questo limite, questo... E qui abbiamo una persona come Don Marcello che invece si batte tutti i giorni affinché quello che io vi sto dicendo in questo momento, affinché diventi una prassi quasi e non un comportamento eroico, un comportamento speciale. E dunque questo è il dubbio, è un po'... se vogliamo chiamarlo il fuoco che si è acceso dentro me, ritrovarmi per l'ennesima volta dinanzi a una persona che ha dedicato interamente la sua vita a perseguire quei precetti di giustizia, a perseguire il giusto andamento, il giusto comportamento, a qual costo però? A quale costo però? Al costo della vita. E dunque credo che nel momento in cui non si riuscirà a superare questa visione, questa contraddizione che vi è alla base del termine giustizia, ma proprio della garanzia della giustizia, ci ritroveremo a ricordare persone, nomi ed eventi e date, ma non riusciremo mai a estirpare alla radice questo problema. E quindi si può fare in diversi modi. Io per primo lo scorso anno ho cercato di sostenere Olimpio Violi nella sua battaglia oramai trentennale. Lo fa in tutti i modi, non ho la presunzione di essere un giornalista di inchiesta, non ho alcuna presunzione, credo di essere un ragazzo che a un certo punto si è reso conto di avere un talento prettamente quello grafico, quello di scrittura. Vi posso garantire che è la prima volta che mi ci metto in un romanzo del tutto scritto, e sono pienamente contento perché questo mio talento io credo che non si sia limitato ad una forma di estetismo, ma credo che questo talento si sia fatto appunto azione concreta. Credo di comunicare un messaggio, di portarlo fieramente, comunque con coraggio, in giro per l'Italia. Lo faccio da 3 anni e dunque io credo che siano sempre gli stessi stimoli, un forte spirito di abnegazione che mi porta oggi a riscrivere un nuovo lavoro, un nuovo romanzo. Ci fai sentire qualcosa? Certo, io parlerei proprio dell'introduzione.